Allora, fratelli miei, chi desidera seguire la lettura può aprire Esodo 33, dal verso 7. Esodo 33, dal verso 7. E il Signore ci ha lasciato la sua parola perché questa fosse una lampada al nostro sentiero. E ci può insegnare, incoraggiare, riprendere, infiammare la nostra fede ulteriormente. Insomma, tutta la Bibbia è per noi e ogni passo ha un profondo significato. E vogliamo leggere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Mosè prese il padiglione e se lo tese fuori del campo, lungi da esso, e lo nominò il tabernacolo della convenienza, cioè sta parlando della tenda. E chiunque cercava il Signore usciva fuori al tabernacolo della convenienza, che era fuori del campo. Ora, quando Mosè uscì verso il padiglione, tutto il popolo si levò e ciascuno si fermò all'entrata del suo padiglione e riguardò dietro a Mosè finché fosse entrato nel padiglione. E avvenne come Mosè entrava nel tabernacolo, la colonna della nuvola si abbassò e si fermò all'entrata del tabernacolo, e il Signore parlò con Mosè. E tutto il popolo, vedendo la colonna della nuvola fermarsi all'entrata del tabernacolo, si levò e adorò ciascuno all'entrata del suo padiglione. Ora il Signore parlava a Mosè faccia a faccia, come un uomo parla al suo compagno. Poi Mosè tornò nel campo. Ma Giosuè, figliuolo di Nun, ministro di Mosè, uomo giovane, non si partì di dentro il tabernacolo. E Mosè disse al Signore: Vedi, tu mi dici, mena fuori questo popolo, e tu non mi hai fatto conoscere chi tu manderai amico. Eppur tu mi hai detto: Io ti ho conosciuto per nome, e anche tu hai trovata grazia davanti agli occhi miei. Ora dunque, seppure ho trovata grazia davanti agli occhi tuoi, fammi, ti prego, conoscere la tua via e fa che io ti conosca, a ciò che io trovi grazia davanti agli occhi tuoi, e riguarda che questa nazione è tuo popolo. E il Signore disse: La mia faccia andrà e io ti darò riposo. Mosè dunque, avendo detto al Signore: Se la tua faccia non va con noi, non farci partire di qui, e a che si conoscerà egli ora che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia davanti agli occhi tuoi, non sarà egli quando tu andrai con noi, onde io e il tuo popolo saremo renduti ammirabili sopra qualunque popolo che sia sopra la terra. Il Signore gli disse: Io farò ancora questo che tu dici, cosicché tu abbi trovata grazia davanti agli occhi miei, e che io ti abbia conosciuto per nome. E Mosè disse al Signore: Dei, fammi vedere la tua gloria. E il Signore gli disse: Io farò passare davanti a te tutta la mia bellezza, griderò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Ma gli disse: Tu non puoi vedere la mia faccia, perciò che l'uomo non mi può vedere e vivere. Poi gli disse: Ecco un luogo appresso di me, fermati dunque sopra quel sasso, e quando la mia gloria passerà, io ti metterò nella buca del sasso, ti coprirò con la mia mano finché io sia passato, poi rimuoverò la mia mano e tu mi vedrai di dietro, la mia faccia non si può vedere. Amen. È un passo molto molto importante. Se voi avete notato, il verso numero 7 inizia col dire che c'era il tabernacolo della convenienza. Ora, questo tabernacolo della convenienza praticamente rappresentava Gesù Cristo, e infatti tutto quello che lì si trova rappresenta la deità, a cominciare dal tabernacolo, dal candelabro, dalle tre porte di entrata che si chiamavano la verità, la via e la vita. Ecco perché Gesù disse questo: Io sono la via, la verità e la vita. Si riferiva al tabernacolo, gloria a Dio. L'altare dei profumi, insomma, rappresenta l'arca da dove fuoriusciva la parola di Dio. Insomma, lì c'era la cosiddetta Shekinah di Dio, la presenza di Dio.
Questo tabernacolo in Esodo 29 si trovava esattamente nel centro del campamento, quindi era strutturato in modo tale che le 12 tribù erano ordinatissime, perché Dio è ordine. La gloria di Dio, la gioia di Dio, la presenza di Dio non è disordine. Dio è ci fa saltare, è vero come è scritto, ma sempre con ordine, tutto si fa con ordine, gloria a Dio. E nel centro di questo accampamento fatto da oltre 3 milioni di persone c'era il tabernacolo, c'era la presenza di Dio, c'era il fuoco di Dio, c'era la colonna di fuoco, gloria a Dio, di notte, e la colonna di nuvola di giorno che faceva ombra a tutto quanto l'accampamento e non faceva sì che il sole percuotesse i loro capi. Veramente stavano benissimo, gloria a Dio. Ma a un certo punto vediamo quanto l'uomo è ribelle e quanto Dio è amore. Guardate, fratelli miei, qua vi voglio far notare una cosa. Il verso 20, il Signore dice: io farò grazia a chi vorrò far grazia. Sapete come si traduce questo? Che Dio fa grazia a tutti. A tutti, non c'è una elite di predestinati. Qualcuno dirà, ma lì non c'è scritto questo. E invece c'è scritto, è che tu lo decontestualizzi. Tu devi vedere il verso alla luce di tutta la storia. Non mi puoi, io pure che parlo, che dico, faccio un discorso e mi togli una parola, tu a quella parola gli puoi far dire quello che vuoi. E ora ve lo dimostro. Mosè sale al monte Horeb, alla presenza di Dio. Quanto stava bene. E ci sta tantissimo, giorni su giorni su giorni, ci stette 40 giorni. E Dio non gli consegnò le tavole della legge, le due tavole, i 10 comandamenti, che erano le tavole con il quale si sarebbe siglato il patto. Una volta che Dio fa un patto, basta, non verrà mai meno a quel patto il Signore. E il Signore ha fatto un patto con noi, che è il settimo patto, il patto di Cristo, è il patto della vita eterna in Cristo Gesù. E nessuno ci può rubare questo patto. Noi però possiamo andarcene, ma finché noi rimaniamo con Cristo, nessuno ci ruberà quel patto, perché è il patto di Dio. Dio ha fatto un patto con noi, non noi con Lui. Noi non possiamo fare patti con Dio, noi entriamo nel patto di Dio. E quindi il Signore stava per stipulare questo patto, che è il quarto patto. Una volta fatto quel patto, non c'era, ormai era irrevocabile, ed era il patto per la vita eterna. E allora che cosa succede? Che durante il periodo che Mosè stette davanti alla presenza di Dio, il popolo si ribellò. Durante questo periodo il popolo fece un vitello d'oro, il popolo obbligò Aronne, sembrerebbe, a fare questo vitello d'oro. Cominciarono a fornicare tra di loro, fornicare proprio materialmente, sessualmente parlando, cominciarono a ballare, fecero di tutto di più, il Signore stava vedendo. Se voi notate bene, il Signore darà le tavole della legge a Mosè alla fine dei 40 giorni, quando già il popolo aveva fatto tutto quel lavoro. Il Signore fece grazia a tutti. Il Signore fece grazia a tutti. Che succede? Dopo che Dio gli dà le tavole della legge a Mosè, allora gli dice: il popolo si è sviato, il popolo mi ha abbandonato, scendi giù dal popolo e vedi quello che devi fare. Mosè scese giù dal popolo, andò dove stava il popolo, spezzò le tavole della legge, c'è tutta la storia. E a un certo punto Mosè disse: chi è per il Signore venga da questa parte, chi non è per il Signore rimanga lì. Tutti i Leviti furono fedeli al Signore, da qui comprendiamo che Levi fu sempre fedele al Signore, andarono dalla parte di Mosè, ma moltissimi altri rimasero dall'altra parte, si ribellarono, non vollero accettare la grazia del Signore. Il Signore gli stava tendendo la mano: vieni qua che c'è Cristo, vieni qua che c'è la croce di Cristo, vieni qua che c'è la parola di Cristo, vieni qua che c'è il sangue di Cristo, vieni qua. No, è scritto in Giovanni 3, 17, 18 che il mondo ha preferito le tenebre alla luce di Cristo. È una preferenza, è un corrergli dietro. E allora a quel punto, per loro scelta,
Loro, i Leviti, presero le spade e passarono a fil di spada tutti quelli che deliberatamente avevano deciso di ribellarsi al Signore. E questo ci fa comprendere che nell'aldilà ci sono pene eterne e vita eterna. È una loro decisione, è una nostra decisione. Non c'è predestinazione. Io farò grazia a chi vorrò far grazia, significa a tutti voglio far grazia, ma non costringo nessuno. La gente è libera. Avevano la Shekinah, la presenza di Dio, nel centro dell'accampamento. Il Signore, dopo questo, perché Dio perdona ma castiga, gli dice: adesso prendi il tabernacolo e lo porti fuori dall'accampamento. E mentre prima ce l'avevano dentro l'accampamento, nel centro dell'accampamento, nel centro del cuore, a due passi, dopo, per andare alla presenza di Dio, dove usciva fuori la parola di Dio, dovevano uscire fuori da quell'accampamento, uno dei perché Cristo è morto fuori dal campo, e dovevano faticare, tornare al Signore quando veniamo meno. E lo sappiamo tutti, purtroppo, perché chi è che non è mai venuto meno? Quando veniamo meno e torniamo al Signore, dopo averlo conosciuto, ci fa più fatica. Dobbiamo camminare di più, dobbiamo faticare di più. Ma Dio non se ne è andato. Poteva andarsene, Dio non se ne è andato. In Apocalisse la Chiesa si era ribellata, la Chiesa era venuta meno, eppure Gesù non disse: io sono andato via. No, io sono fuori alla porta che sto picchiando, ma sei tu che devi aprire, perché sto parlando con una chiesa, con qualcuno che è nato di nuovo un giorno, che ha conosciuto le mie vie, che ha conosciuto la mia gloria, che ha visto il fuoco del mio tabernacolo, qualcuno che conosce il mio nome. Benedetto è il santo nome del Signore. E questa è una storia che è successa 3.500 anni fa o 3.250 anni fa, secondo le posizioni, ma ancora oggi questa storia continua a ripercuotersi dentro ogni cuore che è nato di nuovo. Ed è qui per noi, benedetto il santo nome del Signore. E Mosè, in mezzo a tutto questo mare di guai, come abbiamo letto in Numeri, la sorella Paola ha letto il passaggio, addirittura volevano lapidarlo Mosè. Mosè era un servo vero, un servo di Cristo, servo del Signore. Eppure Mosè, nella sua umanità, non disse: ammassali tutti, questi sono una massa di... Addirittura più avanti gli vorranno fare la pelle più di una volta. Insomma, non era facile. Eppure Mosè disse: leva il mio nome dal tuo libro. La stessa cosa che disse Paolo ai Romani: io vorrei essere riciso per il mio popolo Israele. Ma non c'è un nome, per quanto il cuore possa essere accettevole, il cuore possa essere rigenerato, non c'è un nome che si può sostituire alla tua salvezza. Non ci sono santi, né Marie, né Bartolomei, solo Cristo è il nome. Ora ecco perché Mosè è un tipo del Signore, nel senso che allegoricamente lo raffigura. E allora Mosè, in tutto questo, Mosè è scritto, parlava faccia a faccia col Signore, è scritto nel verso 11, poi nel verso 20 dirà: io non ho mai, nessun uomo mi ha mai veduto in faccia. Vediamo qui allora che forse c'erano più di una persona, forse c'era una Trinità, benedetto il Santo, dico forse tra virgolette, c'è una Trinità, gloria a Dio. E allora Mosè parlava col Signore faccia a faccia, pensate. Aveva visto la gloria di Dio, aveva visto tante cose. Anche noi siamo una chiesa che viene da un passato dove abbiamo fatte molte esperienze. Non solo il battesimo dello Spirito Santo, ma abbiamo fatte molte esperienze. Io, per la grazia di Dio, già l'ho detto tante volte, ho visto due Shekinah, due volte ho visto il Signore, proprio visto. Gloria a Dio, è incredibile. È meraviglioso. Mosè aveva visto il Dio forse come mai, come pochi, perché Paolo pure lo vide, anche Giovanni. Ecco, tutto ciò, dopo tutta questa gloria che saliva, parlava col Signore, Mosè gli dice al Signore: sai che c'è? Mostrami la tua gloria. Come? Mostrami la tua gloria. Ma ci parli tutti i giorni faccia a faccia e vuoi vedere la sua gloria? Mosè aveva capito che in Dio, in Cristo, nel Signore c'è una infinità, c'è un mondo che più entri in questo mondo e più ricevi quello che questo mondo non ti può dare: certezze, gioia, conoscenza, pace, certezza di vita eterna.
Ed è questa esperienza, perché oggi noi conosciamo il Dio in tanti modi, tra cui attraverso la scrittura, perché è un comandamento di Dio, ma poi questa scrittura si deve trasformare in esperienze vere e reali, a cominciare dalla presenza di Dio, dal battesimo dello Spirito Santo. Quanti possono dire oggigiorno nel mondo: io sento la presenza di Dio? E dirti per filo e per segno cos'è la presenza di Dio, cosa significa sentire la presenza di Dio, cosa significa stare a casa tua e sentire una presenza che è più reale di quella di 100 persone, una presenza che ti parla, che ti dice anche se sei accerchiato da migliaia di persone che ti vogliono uccidere. Io l'ho fatta questa esperienza quando io mi sono convertito, mi volevano uccidere e avevo paura, e la presenza di Dio mi ha detto, mi ha fatto sentire: Alessio, nessuno toccherà il tuo capo, stai sereno, stai tranquillo, una certezza assoluta. Quanti possono dire: io conosco lo Spirito Santo, io conosco il Dio, io conosco la gloria di Dio, io conosco la certezza di Dio? Quanti lo possono dire? Chiunque lo può fare, chiunque può cercare il Signore. Ma delle volte succede che il tabernacolo dal centro del cuore si sposta e fuori esce dal cuore, per una serie di vicissitudini che non stiamo qui adesso a considerare, ognuno conosce se stesso. Ma quando il tabernacolo, la presenza di Dio, per un attimo esce, è lì fuori che ti sta dicendo: venite a me, vieni a me, io sono qui ancora che busso, che ti voglio, non ti voglio lasciare. Dio non lascia nessuno, Dio cerca tutti, vuole salvare tutti. Dio è amore. Dopo che il popolo si era ribellato, gli diede le tavole del patto, dopo lo fece, alleluia, eppure si erano ribellati. Dio non vuole che l'empio muoia, scritto in Ezechiele, non lo vuole. Gesù è venuto a morire nel mondo, per tutto il mondo, non per un gruppo di elite, di predestinati, di Tizio, Caio e Sempronio. Ma Dio vuole salvare tutto il mondo, e non c'è una sola persona che non rientra nel piano della salvezza. Ma dipende da noi. Sforzatevi, dice il Signore, sforzatevi, fate violenza, perché i violenti rapiranno il regno di Dio, quelli che fanno coercizione al proprio io e alle tentazioni di questo mondo, che oggi come oggi sono arrivati a livelli che forse solo ai tempi dell'arca di Noè c'erano, forse, ma come oggi veramente, perché dice che quei giorni saranno come i dì di Noè. Quindi oggi stiamo a dei livelli veramente che dobbiamo fare molta attenzione. Molti se ne sta portando via Satana, ma Dio è vivente. Satana è un nemico già vinto. Se noi stiamo attaccati al Signore, non dobbiamo vincere Satana. È già vinto, ma noi dobbiamo rimanere attaccati al Signore. Tanto più che vediamo che il giorno si avvicina. Alleluia, come dice quel canto. E quindi abbiamo molto per cui ringraziare il Signore. La parola di Dio è vivente, è una luce, ci dà certezza, gioia, insegnamenti che hanno vita. E quindi vogliamo andare in preghiera, in adorazione. Io vi invito a venire davanti, gloria a Dio, mentre la sorella Paola ci guiderà nella adorazione, nel ringraziamento. Gloria allo Spirito Santo. Thank you.